Mina san konnichiwa, giapponese con Miru e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. In questa lezione studieremo in modo approfondito il kanji di watashi. La parola watashi è una parola che abbiamo studiato tanto tempo fa, è una parola molto semplice, è una parola che noi sappiamo significare il pronome personale soggetto io. In questa lezione, tuttavia, vorrei andare un po' più in profondità e vorrei innanzitutto spiegare l'etimologia di questo kanji. Questo kanji vediamo che è composto da due parti. Sul lato sinistro vediamo il radicale, che è il radicale nogihen, quindi il radicale di spiga di riso, le spighe di riso. E sulla destra, invece, vediamo un pittogramma che sembra qualcosa che accerchia, qualcosa che ritaglia una porzione, qualcosa per far propria una porzione, verosimilmente, di spighe di riso. Da lì, watashi viene scelto come kanji per esprimere il concetto di io, ma non solo. Infatti, con questo kanji si esprime anche il concetto di proprietà privata, qualcosa di privato, di non pubblico. Noi watashi lo sappiamo già scrivere e quindi lo scrivo al volo velocemente. 1, 2, 3, 4, 5, il nogihen, poi questo mu oblungo del katakana, lo rifaccio, 1, 2, 3, 4, 5, magari questo quinto tratto, anche se viene fatto più corto, insomma va bene uguale, cioè più corto rispetto al quarto tratto intendo, quindi 5, 6, 7, watashi. Adesso vorrei parlarvi delle letture di questo kanji. Questo kanji, innanzitutto, dobbiamo dire che ha due letture kunyomi, ovvero due letture alla giapponese. Una è la lettura watashi, che noi conosciamo. Con la parola watashi stiamo dicendo io, con un linguaggio di media cortesia, diciamo. Però a questo kanji corrisponde anche una seconda lettura, che è la lettura watakushi. Watakushi. Con la parola watashi stiamo dicendo sempre io, però diciamo che è una parola che esce fuori in situazioni molto più formali, come in discorsi pubblici, oppure per esempio, per via della sua eleganza, diciamo che watashi è una dicitura che appartiene, proprio per via della sua eleganza, a un registro considerato femminile. Yomasete itadakitai to omaimasu. 小林健太郎と申します。私は元コメディアンで引退後の Se di questo kanji abbiamo visto che esistono due letture kunyomi, la lettura watashi che già conoscevamo e la lettura formale watashi, è anche vero che esiste un altro modo per dire io. È una storpiatura della parola watashi. Questa parola viene scritta sempre in hiragana o in rarissimi casi in katakana ed è la parola atashi. Quindi la parola watashi storpiata diventa atashi. Atashi significa chiaramente io ed è una parola che appartiene al linguaggio giovanile e strettamente femminile. Atashi è questo modo per dire io che vi insegno in questa lezione perché chiaramente è relata alla parola watashi, però è una parola che vorrei che non usaste, di cui sconsiglio l'uso perché suona infantile e quindi se una persona, ma anche una ragazzetta, si riferisce a se stessa con la parola atashi, diciamo che difficilmente verrà presa sul serio. Adesso vediamo per la prima volta la lettura onyomi del kanji di watashi. Watashi, nella sua lettura cinese, si legge shi e compare all'interno di una parola molto importante che è la parola shiritsu. 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 Come vediamo, shiritsu è una parola composta da due kanji, il kanji di io e il kanji di tatsu. Questo è il verbo tatsu, tachimasu, alzarsi in piedi, stare in piedi. Infine vediamo il verbo tatsu, alzarsi in piedi,
che deriva da questo pittogramma. C'è un uomo dove vengono enfatizzate in rosso le gambe sul suolo che ho scritto in verde. Quindi un uomo che sta in piedi diventa questo kanji. È un kanji abbastanza semplice da scrivere, si fa in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tazu, alzarsi in piedi. Questo kanji nella sua lettura onyomi si legge ritsu, quindi qualcosa che sta in piedi per via, diciamo, privata. La parola shiritsu è quindi una parola che si applica alle strutture private. Adesso shiritsu la scrivo velocemente, quindi tanto per fare un esercizio. Shiritsu, il kanji di tatsu, di alzarsi in piedi. 1, 2, 3, 4, 5. Shiritsu è una parola che compare molto spesso nei nomi delle strutture private e può comparire, per esempio, nella parola shiritsu daigaku. Shiritsu daigaku, che significa università privata. Oppure può comparire nella parola, nella dicitura shiritsu gakko, scuola privata. Shiritsu gakko. Sono tutti i kanji che abbiamo già studiato. Oppure shiritsu può comparire anche negli ospedali privati. Quindi diremo shiritsu byouin. Shiritsu byouin. Questa è una parola molto importante e ci aiuta anche a ricordare la lettura onyomi di watashi shi. Visto che abbiamo imparato questa parola shiritsu, che si utilizza per le strutture private, credo che sia importante imparare anche la sua parola contraria, ovvero la parola che si utilizza per le strutture pubbliche. Il contrario di shiritsu è koritsu. Il kanji di ko è un kanji che noi conosciamo. Koritsu è un kanji che appunto esprime il concetto di pubblico ed è un kanji che abbiamo studiato nella parola koen, giardino pubblico, koen. Il ko di koen è lo stesso ko della parola koritsu. Questo è il concetto di pubblico, quindi non privato, un qualcosa che è pubblico. Come vi dicevo, è un kanji semplicissimo, a quattro tratti, sembra quasi una parola in katakana. Si fa in questo modo. Facciamo prima il numero 8, 1, 2, e poi facciamo questo mu del katakana, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ko. Il contrario di shiritsu è koritsu. 1, 2, 3, 4. Koritsu. Ora facciamo un esercizio insieme. Ho pensato a due frasi che dobbiamo tradurre dall'italiano al giapponese e dobbiamo anche scriverle insieme. Allora, la frase, la prima che vediamo è: Akiko va a una scuola pubblica. Mettete il video in pausa. 5, 4, 3. Vediamo se la vostra frase corrisponde alla mia. Akiko va a una scuola pubblica. Si dice: Akiko-san wa kōritsu no gakkou ni itte imasu. Akiko-san wa kōritsu no gakkou ni itte imasu. Akiko-san wa kōritsu no gakkou ni itte imasu. Akiko-san wa kōritsu no gakkou. Kōritsu no gakkou
ni, il verbo che usiamo, è il verbo andare. Va a una scuola pubblica, nel senso che frequenta una scuola pubblica. In questo caso si può utilizzare il verbo andare anche in giapponese. Itte imasu è questo. Itte imasu. Akiko-san wa kōritsu no gakkō ni itte imasu. Ora passiamo alla seconda frase, che è praticamente identica alla prima, e dice Natsuko va a una scuola privata, ovvero Natsuko frequenta una scuola privata. E se avete bisogno di mettere il video in pausa, mettetelo in pausa. Natsuko va a una scuola privata, si dice Natsuko-san wa shiritsu no gakkō ni itte imasu. Natsuko-san wa shiritsu no gakkō ni itte imasu. Natsuko-san wa, Natsuko è il kanji di estate, Natsu, lo ricordate? Natsuko. Natsuko-san wa shiritsu no gakkō. Shiritsu no gakkō. Ni, il verbo andare, che in questo caso significa frequentare. Itte imasu. Natsuko-san wa shiritsu no gakkō ni itte imasu. E con questo siamo arrivati alla fine di questa lezione, dove abbiamo studiato in maniera approfondita il kanji di watashi che studiammo tanto tempo fa. Inoltre, in questa lezione abbiamo visto anche due parole nuove, la parola shiritsu, che si riferisce alle strutture private, e la parola koritsu, che invece si riferisce alle strutture pubbliche. Sono due parole che appartengono al vocabolario quotidiano, non sono parole particolarmente difficili, e io le ritengo parole anche abbastanza importanti. La parola shiritsu ci insegna che la lettura onyomi del kanji di watashi è shi, mentre koritsu ci aiuta anche a fissare il kanji di ko, che abbiamo già studiato nella parola koen, e vediamo per la prima volta la lettura ritsu del kanji che significa stare in piedi. Quando abbiamo studiato il verbo tatsu, stare in piedi, abbiamo visto questo kanji e in questa lezione scopriamo che si legge ritsu. Io comunque mi auguro che la lezione vi sia piaciuta, chiaramente vi invito a mettere un pollice up, a fare l'iscrizione al canale e a venirmi a trovare anche sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Già, matane!